Giovanna, presidente dell'ARCI Catania, ci puoi spiegare la situazione attuale qui alla Doria? Allora, da sabato notte fino a ieri alle 2, gli unici operatori che sono entrati all'interno per fare mediazione culturale e come interpreti provenivano dalle associazioni. Né la prefettura, né la questura, né altre istituzioni hanno provveduto a questo primo servizio, che è il servizio più importante. Ieri ci hanno fatto uscire dicendo che gli unici che potevano entrare erano le organizzazioni internazionali accreditate e che stavano per arrivare. È dalle 14 di ieri pomeriggio che li aspettiamo. Fino a stamattina dei ragazzi ci hanno chiesto anche cose di prima necessità, quali uno spazzolino per lavarsi i denti, e nessuno ha provveduto a questo. C'è una solidarietà molto alta da parte del quartiere. All'interno sono barricati, continuano a dire, c'è stata pure una dichiarazione dicendo che questo non è una struttura detentiva, però non ci permettono di entrare. Nessuno può dialogare con questi bambini, nessuno può dialogare con questi adulti, non hanno i mezzi per dialogare, perché non avendo un interprete, non avendo un mediatore, che non è solo qualcuno che traduce nella loro lingua, ma che provi a fare una mediazione. Faccio un esempio per tutti: una donna si è sentita male perché faceva delle terapie legate ad insulina e quant'altro, non voleva farsi visitare da un medico donna, ma nessuno di loro poteva capire questo perché non avevano qualcuno che traducesse. Quindi noi abbiamo portato lì dentro un pediatra per curare i bambini che stavano andando, avevano problemi di disidratazione, noi abbiamo portato lì dentro un medico donna, noi abbiamo portato la mediazione psicologica, noi abbiamo portato tutto quanto. Ora, la domanda è: se adesso ci chiudono le porte, chi è che può provvedere a questo? Perché non ci hanno chiuso le porte perché le istituzioni se ne stanno occupando. Ci hanno chiuso le porte creando un vuoto incolmabile che noi vogliamo assolutamente denunciare. La polizia dice che possono entrare, mi confermavano che potevano entrare solo associazioni accreditate, e dicono che attualmente sono presenti, tipo la Croce Rossa attualmente e altre associazioni che in questo momento non sono presenti. Vi risulta? Sì, perché nessun'altra associazione è entrata da quando noi siamo qui all'Andrea Doria, nessun'altra associazione si è fatta viva, e comunque in ogni caso quelle accreditate che sono entrate non hanno un interprete o un mediatore. Per noi di primaria importanza, perché il problema non è solo dare da mangiare e dare da bere a queste persone, considerando che peraltro alcuni di loro fanno lo sciopero della fame. Ieri c'è stato un caso di questo tipo, un signore, la polizia diceva hanno tutti mangiato, vedendo che alcuni piatti erano stati aperti. Soltanto noi attraverso l'interprete abbiamo capito che qualcuno continuava a fare lo sciopero della fame, la stessa persona che poi si è sentita male e per il quale noi abbiamo chiamato un medico. La stessa ambulanza della misericordia, portata qui dalle istituzioni, ha chiesto al nostro interprete di poter chiedere se aveva preso dei farmaci, se stava male, che cosa era accaduto, altrimenti non avrebbero avuto modo di curarlo. Stessa cosa è accaduta all'esterno: c'è un ragazzino ricoverato al Vittorio Emanuele, noi siamo andati lì per vedere quali erano le sue condizioni e dall'ospedale ci hanno detto che non avevano potuto fare neanche i primi esami perché non avevano un interprete per poter parlare col ragazzino. Anche in quel caso l'associazione ha supplito ad una deficienza delle istituzioni per poter provare a capire. Non era stato assegnato ancora un tutore. Stiamo cercando di informarci adesso se c'è questo tutore, perché il ragazzo ha bisogno di un intervento abbastanza urgente al bacino, e se qualcuno non dà non si assume la responsabilità di questa cosa, tale intervento non può essere fatto. Voi avete fatto richiesta di accreditamento alla prefettura? Ieri, dopo le 15 ci hanno buttato fuori, dopo le 14, abbiamo fatto questa richiesta per iscritto, così come ci hanno detto, alla questura e alla prefettura. Ci è stato risposto ieri sera che l'ARCI comunque non poteva entrare.